rimasto terrorizzato. Mi raccontò il fracasso che facevano questi partigiani quando prelevarono il padre. Mi raccontò che lui scese dal letto e corse in quello di sua madre e la strinse forte. Insomma, è stata una cosa di un pathos in senso greco fortissimo. E quando dovete scappare, gli avevano ucciso il padre, non sentiamo niente, la madre raccolse delle fotografie che mise in questo zaino da bambino e lui non volle abbandonare il suo giocattolo preferito e lo mise nello zaino. Ecco il giocattolo nello zaino. Questo titolo racchiude una storia di un grande dolore, che è quello che ha vissuto un bambino, ma noi che possiamo moltiplicare per migliaia di casi analoghi. Ho pensato di iniziare il libro con questo episodio, un episodio che mi rattrista e che mi ha fatto entrare psicologicamente in quell'ambiente, in quel mondo, in quella tragedia. E da questo episodio si capisce quello che è il tratto principale del tuo lavoro, e cioè quello di avere sempre una testimonianza di prima mano. Ma tu sei uno storico che di solito gli storici invece operano su documenti, sulle testimonianze scritte o sulle relazioni di cose rilasciate da altri. Noi qua invece abbiamo una esperienza di documentazione diretta, l'abbiamo già vista nei tuoi precedenti lavori, nei quali tu hai con varie stratagemmi sempre avvicinato quelli che possono essere, quelli che sono stati più grandi criminali della Resistenza, ti sei fatto raccontare da loro le loro confessioni, del loro operato. Ecco, da questo primo passo comprendiamo che anche nell'elaborazione di questo libro c'è stato un contatto diretto fra te e chi ha vissuto la storia che tu racconti, giusto? Sì, allora, sono uno storico sui generis, quantunque sia laureato, quantunque avessi scritto decine di libri, mi ritengo un po' diverso dagli altri, dagli storici accademici. Io potrei benissimo insegnare all'università, ma il mio modo di fare storia è un modo veramente singolare, perché io volevo toccare la storia. Volevo toccare la storia, e quando facevo i libri sui partigiani italiani, mi spacciavo per un funzionario dell'ANPI e andavo a intervistare i comandanti partigiani, andavo a intervistare gli assassini, non andavo a intervistare quei comandanti da quattro soldi, magari i partigiani del lunedì, come si diceva. Io individuavo i grandi criminali, mi presentavo in giacca e cravatta, e vinta l'iniziale diffidenza, che c'era la finta diffidenza, pur spacciandomi da funzionario dell'ANPI o dell'Istituto Storico, ecco che si scioglieva questa diffidenza e incominciavano a parlare. E capivo, perché io volevo capire come un uomo possa uccidere 100 persone, come si possa uccidere 200 persone. Era questo che non mi entrava in testa. Volevo capire. Non sono uno storico accademico, io volevo capire. E
allora vedevo che si scioglievano. Mi ricordo che qui a Cusercoli c'era un tesoro facinome mai pubblicato nei miei libri, c'era un grosso comandante partigiano che aveva fatto veramente tante. Basta dire Cusercoli, uno ci arriva da solo, chi è della zona. Ebbene, mi presentai come un funzionario, uno storico di sinistra, marxista, di qua di là. E mi ricordo che mi parlò per 2 ore e mezza, tant'è che fattasi ora di cena mi avevo invitato a mangiare, figurarsi, avevo lo stomaco stretto come un pugno, non ci sarebbe passato niente dopo quello che mi aveva raccontato, però vedevo in lui, non so dire, la parola criminalità, non lo so, io vedevo la gran violenza che mi raccontava, ma non so dire oggi se... Lui diceva che sua moglie era incinta, lui si era messo a sparare contro i fascisti che stavano, che gli avevano circondato la casa. Bisogna capire tutto. Quello che io non ho capito è che gliel'ho detto, e perché una volta che si erano arresi i fascisti li avesse ammazzati e massacrati così tanto. Una cosa che ti volevo chiedere era questa: ma di tutte le storie degli italiani di Istria che hai raccolto nel tuo libro, qual è stata quella che più ti ha colpito, quella che ritieni di maggior rappresentazione di quella che è stata l'esperienza degli italiani della provincia di Pola e nelle province istriane? Se la mettiamo su questo piano posso dire che ce ne sono a centinaia, non c'è quella più toccante, sono tutte strazianti. Io ho fatto una cernita, ho preferito tra virgolette pubblicare quelle che mi avevano colpito di più e ho usato il mio sentimento come metro. Ce ne sono tante, vorrei evitare di parlarne perché non vorrei magari che mi venissi in corpo in volo. Perché più di una volta mi sono fermato a fare ricerca. Perché il partigianato italiano, diciamo italiano, ma è improprio il termine, perché anche la l'Istria era territorio nazionale. Però per dire partigianato italiano io intendo nell'Italia nostra, insomma, la nostra resistenza. Era territorio italiano anche l'Istria, quindi è difficile dire qual è, diciamo, la nostrana resistenza, quella dell'Italia settentrionale, era molto diversa da quella dei territori orientali, Venezia Giulia, Fiume, eccetera. Dobbiamo dire però che mentre nella nostra resistenza c'erano due anime, c'era l'anima marxista, l'anima criminale, l'anima rivoluzionaria, l'anima spietata dei partigiani comunisti, c'era anche l'anima del partigianato cattolico moderato, c'era l'anima dell'antifascismo etico, intellettuale. Ecco, questo aspetto di là non c'era. In Istria non c'era un antifascismo. Non c'era un antifascismo per la semplice ragione, perché in Istria, non voglio dire, ma in Istria erano tutti nazionalisti, volevano bene la patria. I partigiani comunisti in Istria, italiani, di ceppo italiano, erano pochissimi. Rovigno era la città dove c'erano più partigiani comunisti di nazionalità italiana, di ceppo italiano. La resistenza in Istria è stata governata dagli slavi, dai partigiani slavi. L'Istria aveva 350.000 abitanti, i comunisti italiani erano 200-250. Come hanno fatto a vincere? È importante valutare la questione su questi termini. Non c'era
antifascismo nella Venezia Giulia. E questo il Partito Comunista definirà i profughi fascisti. Quando ci fu la famosa l'esodo, grandissimo esodo di 300.000 persone, Emilio Sereni era ministro dell'Italia, dell'assistenza agli italiani, e era comunista, era stalinista e ha osteggiato l'accoglienza degli istriani che scappavano, perché li riteneva, tra virgolette, giustamente fascisti. Cioè non c'era antifascismo in Istria. E questo dov'è che lo leggiamo? Da nessuna parte. Noi leggiamo che in Istria c'era un movimento antifascista fortissimo. Non è vero niente. Rovigno, la città, diciamo, più antifascista di tutta l'Istria, aveva 20-25 vecchi fascisti ancora del primo ventennio. Ma non c'era. C'era, l'Istria era un'isola felice, una penisola felice. Perché? Perché c'erano industrie canteristiche, industrie metallurgiche, c'erano industrie cantieristiche, c'era benessere. Perché Tito voleva l'Istria? Perché si accaniva attraverso il pretesto della lotta di liberazione, della lotta classista. Perché voleva l'Istria? Perché era la propaggine più ricca di tutta la Jugoslavia, di tutta la Jugoslavia. Jugoslavia viveva nel Medioevo, l'interno della Jugoslavia era Medioevo, quando l'Istria aveva le più grandi comodità, le farmacie, gli ospedali più importanti d'Europa. E questo Tito faceva gola. Tito voleva, il discorso della lotta di classe era un pretesto. Tito voleva l'Istria, voleva l'annessione. Ricordatevi che la cosa principale non era impiantare il comunismo, perché quello di Tito non era il comunismo. Il comunismo è internazionalista, Tito era nazionalcomunista. Non so se colgo, se riesco a spiegare la differenza. Nelle scienze sociali, nelle scienze economiche, nelle scienze politiche non esiste il nazionalcomunismo. Era un nazional comunista, è una contraddizione, è un ossimoro. Tito voleva l'annessione, voleva la parte più ricca della Jugoslavia, che era la Venezia Giulia, perché la Venezia Giulia non era solo Trieste, era anche Pola. Voleva Zara, che era la perla dell'Adriatico, voleva Fiume, dove c'erano fabbriche, banche, giornali. Lo scopo e la tesi del libro era l'annessione. E nella Jugoslavia, che noi poi abbiamo imparato a conoscere nel tempo successivo come una terra in cui sono stati perpetrati i più grandi massacri etnici, soprattutto fra le etnie autoctone, no? Tra di croati, ecco, ma c'è stata anche una avversione etnica nei confronti degli italiani in quell'epoca, allora, oppure è sbagliato parlare di pulizia etnica nei confronti? Guarda, si parla di pulizia etnica, io ho fatto un ragionamento molto semplice: se avessero applicato la pulizia etnica, gli uccisi non sarebbero stati 12.000, sarebbero stati almeno 120.000. È un ragionamento logico. Pulizia etnica non era fine a se stessa, era finalizzata all'annessione. Per cui noi abbiamo un intervento di eliminazione di quelli che si mettevano in contratto a questo scopo di annessione del territorio, quindi l'italiano veniva perseguitato non in quanto
italiano, ma in quanto soggetto che nella sua collocazione sociale impediva lo scopo di Dio. Due domande intelligenti, interessanti, insieme. Diciamo che la missione era il principio scopo di Dio. Il pretesto era la rivoluzione sociale, l'aspetto classista. Ma è un falso storico, per il semplice motivo che i primi 470 infoibati, dall'8 settembre all'8 ottobre, 470 infoibati, appartenevano alla classe proletaria, pescatori, carabinieri, finanzieri. Oggi il carabiniere, il poliziotto prende 2.000 euro al mese, 1.500 euro al mese. E io parlo allora, il carabiniere era considerato un proletario, la classe sua era proletaria. E quindi, a parte il fatto che rappresentavano lo Stato, ma la lotta di classe colpiva i proletari, non i ricchi. Quindi dov'è la lotta di classe? Non c'era, era un pretesto di Tito. L'80% degli infoibati apparteneva alla classe proletaria. Poi c'erano gli insegnanti, ma anche quella era la classe media. Quanti erano i ricchi? E ce n'erano di ricchi, possidenti, industriali. Pochissimi infoibati. Quindi non si può parlare di lotta di classe, si può parlare. Si può escludere la lotta di classe, si può parlare appunto, ripeto, il concetto essenziale, un concetto che non è espresso nei libri che noi leggiamo, ma lo scopo principale era l'annessione. L'altra domanda che lei mi ha fatto con questo discorso dell'annessione era che anche i partigiani comunisti italiani venivano eliminati, perché non tutti erano favorevoli all'annessione. Perché d'accordo, la lezione diceva, ma il Partito Comunista non vuole frontiere, quindi che l'Istria sia slava, che l'Istria sia italiana, poco ce ne importa. Perché il comunismo, per la sua struttura anche ideologica, non deve avere frontiere. Ma c'erano dei comunisti che dicevano no, perché l'Istria è italiana e deve rimanere italiana, facciamo il comunismo in Italia, facciamo... importiamo il modello sovietico come volevano i comunisti italiani, gli istriani, ma l'Italia deve rimanere italiana. Ecco allora che questi rappresentanti della resistenza italiana, che non erano d'accordo con l'annessione, piano piano venivano tutti eliminati. Da chi? Dai tedeschi, ma come dai tedeschi? Sì, per delazione, perché le telefonate al comando tedesco, al comando fascista, guardate che all'altra ora al caffè tale ci sarà questo, che è un comandante partigiano. Gli slavi stavano eliminando tutti gli oppositori. Oppositori a che cosa? All'annessione. Arriviamo a un punto importante di quello che è il dibattito storiografico sulle vicende del fronte orientale, e cioè quello, soprattutto di derivazione degli ambienti dell'ANPI e di determinate situazioni di sinistra, secondo cui il comportamento, seppur venga definito deprecabile, dei partigiani slavi fu una reazione alle violenze perpetrate dal regime fascista nei confronti delle popolazioni del porto, cioè parlano di campi di concentramento, sì, di persecuzione, eccetera. È vera questa critica, no, che viene portata avanti da chi vede la storia da un punto di vista differente? Bisogna capire che tutta la storiografia di sinistra è piena di falsi storici. Tutta!
l'egemonia culturale della sinistra ha imposto dei falsi storici. In Thailandia, prima di tornare in Thailandia. Sarebbero state una reazione all'invasione dell'Italia. Ci provo. Provo di farlo meglio. Okay. Non regge. L'Italia aveva occupato la Jugoslavia come un esercito normale, canonico, senza eccessi, dava da mangiare la popolazione. Ci sono le fotografie, le ho pubblicate anche nel libro. Non commettevano atrocità, occupavano. Quando è che gli italiani si sono messi a commettere atrocità? Quando 16 alpini furono catturati, legati a dei pali e virati. Quando i bossoli di artiglieria pesanti erano pieni di occhi. Quando era sistematico il taglio dei testicoli ai prigionieri. Soltanto allora Pirzio Biroli, il generale Alessandro Pirzio Biroli, disse: basta, deve finire la leggenda del buono italiano. Adesso risponderemo colpo su colpo. Ed ecco le fucilazioni di partigiani, i villaggi bruciati, le fotografie che la sinistra sventola come dire che noi abbiamo commesso delle atrocità. Certo, ma per reazione. E invece la parte finale, altro tema su cui c'è un forte, diciamo, dibattito storico, su cui ci sono sintomi, indici di falso storico, quello dell'esodo, che viene sempre dipinto come una scelta volontaria di tanti italiani che hanno deciso a un certo punto di tornare in Italia. In realtà nessuno li avrebbe mandati via dalle loro terre e quindi quando sono tornati in Italia avevano poi da scontare, questo dice la, diciamo, storiografia alternativa a quella che invece viene proposta da una determinata parte politica, da parte storica e da una determinata indicazione storica come la tua, ecco, invece indicavano in questi italiani delle persone che facevano una scelta libera. Ecco, su questo invece che cosa possiamo dire? Cioè, quale fu la verità sui decreti di esodo? Quale fu la verità sulla politica dell'esodo, della liberazione, diciamo, della polizia dell'Istria da parte delle famiglie italiane? Anche questo è un falso storico. Tutta la storiografia di sinistra, signori, non so quando, ma ci arriverà il giorno in cui ci renderà conto. L'uso politico della resistenza, l'uso politico della storia. Gli italiani in Istria, gli autoctoni, l'Istria è sempre stata italiana, non volevano abbandonare nei cimiteri i propri cari, le case, i terreni, erano riluttanti a andare via, quantunque ci fosse il pericolo delle foibe, quantunque il vicino di casa fosse scomparso e infoibato, fino all'ultimo hanno pensato di resistere. Poi abbiamo l'esempio di Vergarolo, a Pola. Gli abitanti di Pola non volevano abbandonare questa bellissima città col mare. Gli slavi hanno fatto scoppiare delle mine marine depositate lì senza spoletta, innocue. Più di 130 morti, bambini. Era di agosto nel 47. E allora gli ultimi che non volevano andare via presero
stato nel 40, agosto del 46, gli ultimi che non volevano andare via, preso la nave, quando cominciò l'esodo nel 47, nel febbraio del 47, e se ne andarono tutti. 330.000 abitanti di Pola lasciarono la città, 30.000 tutti. E quindi dire che rimanere in Istria, chi è che rimaneva in Istria? Rimaneva l'ammalato, perché materialmente non poteva viaggiare, rimaneva quello che aveva nel cimitero 6-7 parenti e non aveva nulla da perdere. L'italiano medio, l'istriano medio andava via, andava a Trieste, andava ancora, prendeva la nave. L'esodo fu spinto dagli slavi, perché volevano l'annessione totale, completa. Poi si pentirono, e questo è interessante. Quando Tito si accorse che le fabbriche, le numerose fabbriche dell'Istria non funzionavano più perché non c'era il personale, non c'erano gli ingegneri, non c'erano i tecnici, non c'erano gli operai specializzati, chiamò il PC italiano, Togliatti, gli disse: dai, fai venire indietro questa gente. E allora ecco che si sono offerti gli operai di Monfalcone, operai dei cantieri navali, comunisti, ex partigiani, stalinisti, pensate, questa, per me sono dei poveretti, con le famiglie andavano in Istria, con le famiglie del 47, che l'Istria era, l'Jugoslavia era poverissima, lì agiva la polizia segreta, era un inferno. E vediamo queste schiere di famiglie che lasciano Monfalcone, lasciano Trieste per andare a aiutare affinché progredisca il socialismo jugoslavo. Pensate, gli illusi se ne accorgeranno molto presto, se ne accorgeranno, e per tornare indietro faranno molta fatica. Questo è stato l'esodo, un esodo costretto, un esodo che non aveva alternative. Poi ho saputo, ho letto e ho messo anche nel libro che Tito aveva requisito le proprietà, che erano immense, le proprietà istriane, gli italiani, come parziale riparazione di guerra. Quindi questi poveri profughi non ebbero neanche la soddisfazione di avere un minimo di risarcimento. Fu una violenza che lo Stato italiano non seppe tutelare a favore degli stessi italiani. E quando l'Italia ebbe modo di riscattare queste terre, almeno la fascia B, almeno, addirittura parlo del quando ci fu il patto di Osimo nel 77, mi riferisco, quando l'Italia aveva ancora in mano la possibilità di negoziare quell'abuso di tanti anni prima. Lì c'era un governo Moro, il quale era propenso a aiutare la Jugoslavia. E quindi a Osimo si disse: ma no, lasciamo stare Capodistria, perché la fascia comprendeva Capodistria, che era una città meravigliosa. Pensate che la fiera di Capodistria durante il ventennio era una delle più importanti di tutti i Balcani. Pensate il grado di civiltà, di industrializzazione che aveva questa piccola fascia. Cerchiamo di recuperare almeno questa piccola fascia, se è possibile. Lo potevano fare. Durante i negoziati di Osimo nelle Marche abbiamo detto: no, aiutiamo le Jugoslavie. C'era Tito che faceva parte dei partiti non allineati, in funzione antisovietica, aiutiamolo. Non abbiamo fatto niente, abbiamo lasciato che diventasse permanente il possesso territoriale della zona B. Ma vedete,
avevamo anche un'altra occasione noi, pensate, di recuperare la zona B. In tempi recenti, pensate la storia come ci viene incontro e come abbiamo, non abbiamo saputo approfittare. Nel 2004, quando la Slovenia aveva chiesto di entrare nel mercato comune europeo, di entrare in Europa, era necessario la totale accondiscendenza, diciamo, di tutti i paesi europei. Quindi anche l'Italia poteva dire no, io vi lascio entrare in Europa, voi però ci restituite almeno quella piccola fascia di Capodistria. Lo potevano fare e l'avrebbero anche concesso, perché nel frattempo la Slovenia era diventata di destra, aveva un governo di destra, anche adesso un governo di destra. E lì è stato un altro errore, un'altra vergogna dell'Italia. C'era Prodi, figuriamoci. E anche lì non abbiamo saputo approfittarne. Però la Nemesi, la dea greca della vendetta, o se vogliamo della giustizia, bussò due volte alla porta dell'Jugoslavia. Attenzione, io questo l'ho scritto nel libro. Una volta col Cominform, nel 48 ci fu una crisi paurosa, tutti lo saprete, tra Tito e Stalin. E Tito ne fece fuori parecchi di comunisti, ne fece fuori parecchi di stalinisti, Questa è la Nemesi che si è elevata, si è alzata. E poi quando? E poi il secondo grande aspetto vendicativo è avvenuto nelle guerre balcaniche degli anni 90, non ve le siete mica dimenticate, centinaia di migliaia di slavi uccisi tra di loro, tra le varie etnie, lì furono uccisi anche gli infoibatori del 45, furono uccisi anche i figli dell'infoibatore e anche i nipoti degli infoibatori. Questa è la Nemesi, questa è la Nemesi, e io ne parlo nel libro. Andiamo a parlare un attimo, perché merita, perché è il tema centrale, il punto centrale del libro, quello delle foibe. Di che cosa sono state le foibe, di che cosa sono state costituite nella memoria e anche nei fatti dei foibe italiani del carcere, soprattutto concretamente cosa significava per un italiano finire nelle foibe. Ecco, questo è un aspetto psicologico molto delicato. Pensate che quel mese in cui furono infoibati 470 italiani si era sparsa alla popolazione italiana un senso di rassegnazione. Io ho parlato con delle persone avanti negli anni che allora avevano 7, 8, 10, 11 anni e mi dicevano: speriamo che stanotte non ci vengano a prendere, speriamo che stanotte non ci mandino in foiba. Cioè era subentrato un senso di rassegnazione allucinante. Ecco il mio discorso. L'Istria era troppo lontana da Roma e troppo vicina ai Balcani. L'Istria era una colonia, geograficamente era una colonia italiana, anche se era romana, veneziana, italianissima. Erano troppo lontani e troppo vicini ai Balcani. Era subentrata tra i cittadini italiani che erano, non dico fascisti, ma erano nazionalisti. È chiaro che l'italiano all'estero è più vicino all'Italia, è un fatto psicologico. Erano tutti nazionalisti, ma non nazionalisti in senso fascista, erano amanti della patria, tutti, non c'era l'antifascismo in Istria. Ed erano rassegnati, ci vengono a prendere. Tant'è, ho parlato con una signora che diceva: volevano prendere anche
hanno preso il padre, hanno preso la figlia e volevano prelevare anche la bambina di 2 anni. Interviene la suocera e dice no, la piccola no, come dire, ormai avete intenzione di mettere in foiba la figlia, il padre, ma non la nipote, quella no perché è piccola. E uno dei partigiani rispose sì, è troppo piccola. Questo stato di rassegnazione già l'8 settembre, io sto parlando dell'ottobre del 43, ha condizionato fino all'esodo ed è il motivo per cui l'esodo è avvenuto, perché lì non si poteva, quantunque ci fossero ragioni di capitali, di tenute, di case, di immobili, fino all'ultimo hanno cercato di resistere, di rimanere lì, non si poteva fare. C'era la rassegnazione della foiba. La foiba era una aspettativa che tutti avrebbero accettato, tutti accettavano. È un fatto perché si sentivano lontani da Roma, lontani dalla patria Italia, e troppo vicini agli slavi, li avevano in casa gli slavi. Se non si capisce questo, non si può comprendere come sia venuto questo discorso. Non si può comprendere come sia venuto questa mattanza delle foibe. Foibe che erano sia in Slovenia che in Croazia. Non c'erano a Zara, perché Zara non aveva foibe. Però gli italiani venivano annegati. Portati al largo con le barche e buttati giù. C'era un farmacista di Zara, dottor Ticina, che fu prelevato, lui, sua figlia, sua moglie, mi sembra anche la sorella della moglie, caricati in barca e portati al largo, e poi a un certo punto giù uno, giù l'altro, il farmacista si aggrappò a un partigiano e se lo portò giù. Morirono insieme. Uno che ha reagito, se non c'era rassegnazione. Io volevo fare un nome di una delle tante vittime, che è poi la persona che la cui effigie rappresenta la vicenda delle foibe istriane e anche forse l'estrema violenza con cui si procedeva nei confronti degli italiani. E quel nome è quello di Norma Cossetto, una ragazza giovane. Ecco, ho visto che, come al tuo solito, hai saputo, diciamo, tratteggiare quasi come se fosse un racconto anche la storia di Norma Cossetto. Ecco, però Norma Cossetto era soprattutto una ragazza italiana, era una maestra, no? Magistrale, elementare, che venne chiamata ad insegnare. Cosa ci puoi dire di Norma Cossetto questa sera? È il simbolo delle foibe. Poi, scavando, veniamo a sapere che lei era ricercata perché suo padre era un fascista. Come dicevo prima, non c'era antifascismo in Istria, perché stavano tutti bene, volevano bene la patria. Era pieno di carabinieri, l'Istria aveva, ogni piccolo paese aveva una caserma dei carabinieri. E stavano bene tutti. E quindi molti avevano degli incarichi, diciamo, sociali, che automaticamente erano politici, come ne so, il direttore del consorzio agrario era generalmente uno amico dei fascisti, insomma, quantomeno amico delle istituzioni. Il padre della Cossetto aveva un incarico del genere, quindi era vicino al fascismo. E cercavano il padre, non volevano uccidere la Cossetto, ma in quanti casi prendevano i figli perché non riuscivano. Questo veniva anche nel partigianato nostrano, con l'italiano, non trovavano il figlio che era, che so, della milizia o della CNR, e prendevano la madre, prendevano il padre, sì. Tutto, tutto,
via, e sono due cose diverse. Lì hanno preso la figlia, che poi discorso che volessero, che lei era studentessa universitaria, che volessero poi, vabbè, la sorella dice che volevano incorporarla nei partigiani, io non ci credo. Comunque lei ha rifiutato perché lei era una ragazza molto seria, ma cercavano il padre, che poi quando il padre da Trieste, dove si era rifugiato, seppe che la figlia era stata prelevata dai partigiani, venne giù con un drappello di tedeschi e di militari italiani alla ricerca del figlio, della figlia. Arrivato a un certo punto vicino a Visinada, dove abitava, questa pattuglia si sparpagliò, il padre e il genero, che era un ufficiale di marina, chiesero e dissero: sì, chieda a quella casa lì, perché lì ci sta un partigiano che forse sa dov'è sua figlia, perché tutti si conoscevano. E invece in quella casa ci stava il capo partigiano della zona, del villaggio, che li fecero fuori. Quindi morì, il padre morì nella ricerca della figlia. L'uomo cosetto assurge a simbolo delle foibe, del martirio degli istriani per questi motivi, perché era una ragazza molto sensibile, una ragazza colta, una ragazza buona, una ragazza che non doveva morire. L'hanno violentata, e questa è anche una ragione per cui assurge a simbolo. L'hanno violentata, io, scettico come sono, prima di scrivere, controllato, ho parlato con dei testimoni, è stata veramente massacrata. Pensate, l'hanno trovata nella foiba, che era seduta in fondo a questo anfratto. E allora, quando l'hanno fatta emergere, portata in superficie, c'era il vigile del fuoco che diceva che aveva una maglietta, e c'era invece un altro, un apparente, che diceva che aveva una camicetta. Queste piccole differenze, pensate alla meschinità della sinistra, della storiografia di sinistra, questa piccola differenza, volevano che si ponesse in dubbio la veridicità di questo fatto. Pensate, io si attaccano delle piccole cose per mettere in dubbio anche che fosse Norma Cossetto quella ragazza che hanno preso, che era stata riconosciutissima. Un falso storico. Ecco, veniamo un po' alla fine. Combattenti senza onore, hai scelto questo titolo per questo libro. Combattenti e senza onore. Di solito chi combatte chi fa la guerra, chi mette a repentaglio la propria vita per uno scopo, una missione, un ideale, non può non avere onore. Invece in questo caso il tuo titolo sembra molto chiaro. Sapessi quanta gente mi ha criticato per questo titolo. Ma come combattenti? Allora, chi parla di storia deve anche essere oggettivo. I partigiani di Tito hanno combattuto i tedeschi ferocemente, quindi sono combattenti, per definizione. Che poi avessero onore è tutto da discutere, per quello che hanno fatto. Però non mi sembra di aver sbagliato molto chiamare combattenti senza onore. Perché in tanti mi hanno fatto questa domanda. Hanno combattuto, perché i tedeschi, come pigliavano un partigiano slavo, gli tagliavano la testa, insomma, non so se mi spiego. Insomma. Quindi cercavano di non farsi catturare, cercavano di difendersi il più possibile. Quindi hanno combattuto. Combattente è un participo presente, insomma. Sono stati combattenti veramente, ma senza onore. Meschini, vigliacchi, criminali. Ma combattenti erano combattenti. Bene, io credo che abbiamo avuto questa serata cordilese come nostra abitudine, almeno ogni mercoledì, di proporre qualche occasione di riflessione, di musica, come riprenderà adesso con la nostra bravissima Valicelli e con il nostro sassofonista, anche lui Valicelli, ma di nome Leonardo. Un'occasione nel
quali cerchiamo di dare, offrire degli spunti veramente di riflessione, ma anche di cultura. Oggi abbiamo parlato di storia, abbiamo qua i libri che sono in vendita per chi poi lo volesse, essendo anche presente l'autore, può essere anche rilasciata la dedica, l'autografia a chi se lo merita. E quindi abbiamo diciamo, voluto fare anche questa serata. Vedremo di continuare, almeno finché non finiranno i Mercoledì del Cuore, cercando ogni volta di offrire qualcosa di interessante, ma soprattutto di alternativo, perché noi stasera abbiamo raccontato non la storia che viene sempre raccontata, ma la storia che invece non viene mai raccontata, e abbiamo fatto.